Ben ritrovati, carissimi amici di FantaWorld. Il primo weekend, diciamo, durante la sosta della nazionale, ai noi, quindi non parliamo di weekend, diciamo, pre-fantacalcio, pre-ottava giornata, perché ci sono le soste, c'è la sosta, c'è la Nations League, c'è l'Italia che gioca, e quindi, diciamo, oggi ci occupiamo della rosa di uno dei nostri abbonati, ovvero Dark Prince 83, il nostro, diciamo, per gli amici Francesco, no? Sì. Per noi Francesco, ciao, esatto. Il suo nickname è Francesco. Esatto. Ormai il nickname è praticamente diventato un po' l'alter ego delle persone, perché online tutti abbiamo un nickname, per cui è giusto chiamare la gente anche in questo modo. Allora, oggi, caro Francesco, il video ovviamente è dedicato a te, alla tua rosa, perché hai creduto nel nostro progetto, ti sei abbonato appunto al canale, al nostro canale FantaWorld, e quindi ti meriti, come tutti i nostri utenti abbonati, praticamente dal livello 2 in poi, il video dedicato con la tua rosa. Allora, prima di iniziare, ovviamente, oltre a salutare Claudio e Salvo, di cui già avete sentito le voci, ovviamente, direi ovviamente di dire innanzitutto Francesco, che gioca in un fantacalcio a 8, quindi spieghiamo un po' le regole del fantacalcio di Francesco. Non usa il modificatore e non usa l'imbattibilità del portiere, una cosa un po', diciamo, di questi tempi forse un po' in disuso, perché solitamente tutti usano l'imbattibilità, almeno l'imbattibilità, e poi molte delle leghe, diciamo, che abbiamo, anche tra quelle che abbiamo analizzato, usano il modificatore, mentre Francesco, diciamo, nella sua lega con i suoi amici non usa né il modificatore né l'imbattibilità. Allora, quindi sarà andato di risparmio, beh. Esatto, vedremo, andiamo a vedere adesso leggendo la rosa. Allora, darei subito la parola a Salvo, che sarà colui che appunto andrà a leggere l'intera rosa di Francesco, a partire dalla porta e finendo con gli attaccanti. Andremo poi a vedere, diciamo, a dare i giusti accorgimenti. Quindi, caro Francesco, prendi carta e penna, o appunto le note, qualsiasi cosa, per appuntarti i nostri accorgimenti. Vedremo poi quelli che saranno e quelli che potremmo consigliarti. Quindi vai, Salvo, e comincia con l'elenco della rosa. Partiamo di Francesco. A partire dalla porta, appunto, dove prende Drongoski, Silvestri e Terracciano, spendendo in totale 9 su 500. E qui di cappello, devo ottimo dire. Ottimo, perché sono veramente dei buoni portieri, e tra l'altro sono portieri comunque tutti di medio livello. Ovviamente non ha preso il top perché ha voluto risparmiare, non essendoci il modificatore. Sono dei portieri low cost, e diciamo, l'unica cosa che mi fa storcere un po' il naso, come sempre, io sono sempre molto puntiglioso al riguardo, è la griglia dei portieri, nel senso che la griglia dei portieri non è molto conveniente in questo caso con questi portieri, però, diciamo, in generale, spendendo 9 su 500, diciamo che neanche la griglia dei portieri può farmi cambiare idea, per cui, diciamo, va bene così, diciamo, spendendo 9, non essendoci il modificatore dell'imbattibilità, ti dico assolutamente ottima costruzione, esattamente. No, a me piace, perché comunque ha preso due semi-top, non ha preso portieri di provinciali che prenderanno tanti gol, ha preso comunque portieri che i loro clean sheet li porteranno, nonostante non abbia il bonus clean sheet, ovviamente, però comunque, ecco, non essendoci neanche questo bonus, ha risparmiato, ha fatto bene. Sì, ovviamente è sempre meglio non prenderlo il gol, nonostante non ci sia il bonus, ovviamente, sempre meglio di un malus, quindi va bene. Bravo a schierare appunto il portiere, anche se non ha una griglia ottimale, però ci saranno partite più che altro perché se li ritroverà, appunto, dato che la griglia non appoggia questa sua scelta, se li ritroverà tutte e due contemporaneamente in casa e tutte e due contemporaneamente fuori casa, più delle volte, quindi poi dovrà essere bravo a scegliere, diciamo, a leggere la partita giusta, cosa che non è mai così scontata. Vabbè. Ci riuscirà il nostro Dark Prince, assolutamente, anche con i nostri consigli. Esatto, ma passiamo così alla difesa, dove ci sono 8 difensori, ovviamente, e sono Caldirola, Colley, Faraoni, Letizia, Muldur, Spinazzola, Striger, Larsen e Toljan. Ha speso più di 10 soltanto per Faraoni, 11. Tutti gli altri sotto la doppia cifra, quindi anche qui al risparmio ottimamente, devo dire. Sì, appunto, comunque, non essendoci il modificatore, ovviamente Francesco è andato giustamente al risparmio. Però appunto ci sono due difensori fra tutti che risaltano, come Faraone e Spinazzola, che alla fine sono due centrocampisti aggiunti, quindi ovviamente gli possono garantire anche dei bonus, perché no, e tutti gli altri sono comunque dei buoni titolari che lui può alternare, cioè non mi sembra di aver sentito dei nomi, ecco, che nelle proprie squadre facciano la riserva.
forse uno c'è. Forse l'unico è Cole, esatto, che in questo momento ha un po' perso il posto in favore di Yoshida e Tonelli, però diciamo in generale è una difesa molto ben formata, perché appunto, come diceva Claudio, farà un'Spinazzola, sono praticamente due ali di centrocampo, che sono due difensori. E neanche Mulder si sta comportando male. Esatto, esattamente. E quindi anche qui, avendo fatto la coppia con Tolian, ha comunque sempre il terzino destro minimo del Sassuolo, perché Mulder ha dimostrato di saper giocare anche molto più avanti. Quindi comunque è veramente senza modificatore, ma anche qui l'importante sono i bonus e soprattutto Faraone e Spinazzola potranno portarne, e secondo me neanche così pochi da qui alla fine della stagione. Ecco, se puoi scambiare qualcuno, infatti, diciamo, Poli è quello che non gioca in questo momento. Eh sì, in questo momento, a questo punto, diciamo, essendo anche una Lega 8, immagino che ci saranno molti difensori, diciamo, nella lista svincolati, anche titolari. Proverei, se è possibile, non so, ovviamente, diciamo, a fondo poi le regole nella Lega di Francesco, proverei appunto a svincolare Colley e a prendere a uno un altro difensore titolare, ovviamente. Se invece vuole andare di scambi, per forza chi ha Yoshida in questo caso può interessare, sì, soltanto esatto, a chi ha Yoshida. Per il resto, ecco, comunque ti darà un qualsiasi difensore ti dà, comunque sarà un mezzo titolare, diciamo, quindi esatto, puoi anche accettare che sia titolare. Sì, esatto, anche perché comunque stiamo parlando di difensori che probabilmente il nostro Francesco metterà soltanto in situazioni di emergenza, perché comunque Colley in questa difesa è l'ottavo esatto, secondo. Sì. Quindi comunque non c'è neanche tutta questa necessità, tutta questa fretta di andare a prendere un altro titolare, però appunto se può farlo tramite uno scambio facile, tra virgolette, o uno svincolo, una cessione, quindi ovviamente lo può fare tranquillamente. Mi piace che i titolari sono terzini, quindi esatto, chiave bonus interessante. Non interessa qua la media voto perché non c'è il modificatore, interessano soltanto possibilità di bonus. E assolutamente, ci sono. Assolutamente. Classic, fare una difesa così. Esatto. Andiamo a centrocampo a questo punto, che dite? Certo, vediamo assolutamente. Come centrocampo. A centrocampo spende 24 per Candreva e poi prende Freuler, Kučka, Lazovic, Locatelli, Miranchuk, Mkhitaryan e Fabian Ruiz. Il colpaccio è Mkhitaryan a 40, esatto, è stato il suo top preso. 40 che comunque su 500, diciamo che è il prezzo limite, forse. Sì. Spingersi più sarebbe stato rischioso, però 40 ci entra a meraviglia Mkhitaryan. Assolutamente sì, assolutamente. Forse 24 per Candreva è un po' tantino. Diciamo sì, in relazione alla spesa per Mkhitaryan forse è tanto, è vero. Sì. Perché 40 per Mkhitaryan vanno benissimo, 24 per Candreva forse un po' meno. Però comunque ho sentito, sì, assolutamente, però ho sentito comunque dei buoni centrocampisti, perché comunque, allora abbiamo Mkhitaryan che appunto è il top del suo centrocampo. Poi ho sentito Kučka, che per esempio è un rigorista, quindi comunque è uno sempre utile in qualsiasi modalità, che sia classico, sia mantra, rigorista, è sempre da avere. Poi ho sentito Candreva e Lazovic, che nonostante appunto aver pagato Candreva 24, sono comunque due che per esempio portano tanti assist durante il corso della stagione, quindi già c'ha Mkhitaryan che oltre ai gol porta gli assist, Kučka che batte i rigori, Candreva e Lazovic che portano altri assist. Poi se non sbaglio ha preso Miranchuk a 1, che è una scommessa volendo, sì, andare, che comunque a 1 va fatta, a 1 va fatta. Perché comunque in questo momento Gasperini non lo vede molto bene, anche, diciamo, è anche partito maluccio dal punto di vista fisico, a parte quel gol in Champions, deve ancora integrarsi, però secondo me durante la stagione potrà trovare spazio e quindi secondo me è giusto che lui se lo tenga. E poi ho sentito Locatelli e Freuler, forse sono loro due i giocatori con meno, tra virgolette, appeal offensivo, nel senso che Locatelli e Freuler sono due che magari sono più mister 6 e mezzo, mister buon rendimento, esatto, che bonus. Per cui, per esempio, uno scambio che potrebbe venirmi in mente, vediamo anche cosa ne pensate voi, mm-hmm, sarebbe quello di scambiare il pacchetto Freuler-Locatelli per prendere, ad esempio, Soriano, che comunque è un centrocampista molto più offensivo, e poi un centrocampista titolare, ad esempio Rogue, che comunque è uno che bonus non ne porta molti. Se cioè, ci riesce, mi sembra difficile che qualcuno accetti, però ci sta. Però Locatelli in questo momento è comunque un buon giocatore, cioè ha anche tanto appeal, cioè non stiamo parlando, sì, di uno qualsiasi. Locatelli è uno che a fantacalcio in questo momento pesa tanto, quindi direi che, diciamo, è un buonissimo centrocampo, giustamente avendo risparmiato in porta e in difesa, diciamo, ci vale tutto il complessivo che ha speso per il centrocampo, secondo me ci vale abbastanza. Ecco, io qui, cioè, proverei appunto a prenderlo un altro top, perché comunque, ok, Mkhitaryan è un top, sì, però sappiamo la sua inclinazione agli infortuni, che alla lunga, ecco, potrebbe saltare qualche partita, secondo me. Sì, anche a causa turnover. Sì, privandoti di lui, diciamo che il centrocampo non ha quel giocatore di spicco, perché sì, non c'è qua il secondo slot classico offensivo, ecco, se così vogliamo anche dire. Lo stesso Kučka quest'anno sembra aver perso molto appeal rispetto con quella passata stagione.
Sì, diciamo che oltre ai rigori Kučka niente di che per ora. Niente di che. Esatto, per ora, infatti, per ora. Diciamo che si possono abbinare due centrocampisti per arrivare a un giocatore importante più una scartina, diciamo, soltanto per completare il reparto. Così migliori qualitativamente, perché come quantità ci siamo, però manca appunto il giocatore di spicco dopo Mkhitaryan, se così vogliamo dire. Esatto, assolutamente. L'attacco, ti dico solo che ho visto Lukaku e Dzeko innanzitutto, quindi fa il doppio bomber in una Lega 8. Lukaku 198 e Dzeko 60. In rapporto Dzeko è stato preso a niente. Mamma mia che colpo. Dzeko a 60 mi fa storcere un po' il naso per gli avversari, nel senso te l'hanno lasciato a poco. Eh sì, qua bisognerebbe sempre un po' andare a, diciamo, tra virgolette, a rivedersi, come dico io, la videosorveglianza dell'asta. Ci vorrebbe una telecamera che vede tutto, che registra l'asta e vede quello che è successo durante l'asta. Sarà successo qualcosa del tipo che Dzeko è rimasto uno degli ultimi attaccanti, cioè, magari avevano tutti pochi crediti, si è assicurato a poco, solo perché si è abbassata la soglia generale. Oppure al contrario, magari l'ha preso all'inizio. O l'ha preso all'inizio, sì, una delle due cose sarà successa per forza. Perché è troppa discrepanza tra Lukaku e Dzeko. In ogni caso ha fatto il colpaccio perché ha preso Dzeko più il forse il miglior attaccante da prendere, Lukaku. Quindi ha due attaccanti fissi che schiera sempre. E poi completa con Boga, Ilicic, Borja Mayoral e Ribéry. Un terzo attaccante lo trova sempre praticamente. Assolutamente. Sì, perché lui appunto può schierare sempre Lukaku e Dzeko, poi il terzo Ilicic, diciamo, o Boga o Ribéry, con quello può alternare tranquillamente, sperando appunto nell'esplosione, nel senso nel rivedere il miglior Ilicic, già si può assicurare un tridente veramente spettacolare. Assolutamente. Anche le alternative comunque sono buone, che appunto Ribéry, Boga, Mayoral, che appunto è il vice Dzeko, quindi diciamo è composta bene l'attacco. È una buona squadra, mi piace. Ecco, Ilicic qui si può aspettare in questo caso, perché sì, l'attacco lo assolutamente permette. Assolutamente, perché comunque Ribéry e Boga sono due titolari, sono, diciamo, se proprio dobbiamo fare il paragone, nel senso che se il tridente, diciamo, classico, quello ideale è Lukaku, Dzeko, Ilicic, poi comunque ha due alternative che sono due alternative di lusso, perché Ribéry e Boga sono due alternative di lusso. Sono più di un quarto slot entrambi, quindi diciamo. E poi comunque Mayoral in determinate partite della Roma comunque avrà minutaggio, anche può prendere anche voto e segnare, quindi io a volte può completare il tridente con lo stesso Mayoral insieme a Jay. Assolutamente. Da escludere. Perché no? La Roma magari in qualche partita in cui sarà in svantaggio inserirà le due punte di peso e quindi entrambi andranno a voto, ovviamente. Insomma, l'attacco mi piace veramente tanto. Non assolutamente sì. Non magari, so cosa correggere. No, qui io non scambierei nulla. O meglio, forse l'unica è che accetterei le proposte che mi fanno gli altri e le valuterei, ma niente di che. Cioè, non proporrei qualcosa io, perché comunque un grande attacco. Avere Lukaku e Dzeko in otto è tanta roba. Diciamo che ti devi fare desiderare tu. Esattamente. In questo caso. Diciamo che è lui e Francesco che ha il coltello dalla parte del manico in questo caso. Quindi è lui che può sentire le proposte degli altri, assolutamente sì. Poi ovviamente, come diciamo sempre, ogni proposta che a lui gli verrà fatta avrà il canale Telegram con tutta la community di FantaWorld, compresi noi, in cui potremo appunto scambiarci opinioni su eventuali scambi e proposte che riceverà. Poi se non riesce praticamente a prendere un altro centrocampista top con i centrocampisti, può usare anche un attaccante in questo caso. Assolutamente. Ad esempio c'è Boga più Fabian Ruiz per, la butto lì, Luis Alberto. Esatto. Come una cosa che si può fare. Assolutamente. Assolutamente. Sì, avere, ecco, infatti in questo caso puoi avere sia Luis Alberto che Michele nel centrocampo e sia Lukaku e Dzeko in attacco, ti fa lievitare tanto, perché se già questa è una squadra per esempio da podio, perché ricordiamoci sempre anche Faraoni e Spinazzola in difesa, quindi già ha due top tra virgolette per ogni reparto, si può dire, e quindi già è una squadra minimo da podio in questo senso avrebbe con Luis Alberto. Gli attaccanti li puoi sacrificare, basta che non tocchi Dzeko e Lukaku, gli altri attaccanti li puoi sacrificare per un buon centrocampista. E così la squadra diventa veramente forte. Sì, senza dubbio. Caro Francesco. Assolutamente, quindi allora innanzitutto direi che siamo praticamente alla fine di questo video, abbiamo analizzato a fondo
la rosa di Francesco, comunque facendogli complimenti, perché c'è veramente poco da ritoccare in questa rosa, veramente veramente poco, quindi ottima asta da parte del nostro Dark Prince 83, che ovviamente ringraziamo per, diciamo, aver avuto fiducia ovviamente in Fantaworld e sostenere la nostra community. Ti ricordiamo appunto che nel canale Telegram avrai sempre l'opportunità di interagire con noi e con tutti gli altri abbonati del nostro canale, quindi ringrazio ovviamente Salvo e Claudio per la disamina di questa rosa. Con Francesco allora. ci vediamo nel gruppo abbonati. Assolutamente sì, e come sempre innanzitutto buon weekend dato che è venerdì, e poi un saluto da Fantaworld.